Ciao, bentornati su Noelen. Allora, quando ho aperto questo sito volevo mettere sul canale non solo video con la mia faccia e uno sfondo bianco in cui vi raccontavo delle cose, ma farvi vedere paesaggi, le città, e invece niente, non si può fare niente, né tanto in Italia né tantomeno in Danimarca o ancora di più in Svezia. Per cui l'unico modo che abbiamo di viaggiare in questo momento è leggere. Ci sono tanti libri sulla Scandinavia davvero molto interessanti e ho deciso in questo video, che è correlato in realtà a un articolo che ho già scritto, di dirvi 8 libri sulla Scandinavia che potete leggere sia se siete in astinenza del viaggio in Nord Europa oppure se avete in programma prima o poi di andarci. Alcuni ce li ho perché sono miei, altri li avevo presi in biblioteca o in ebook, quindi non ce li ho fisicamente, ma comunque sappiate che in descrizione troverete i link Amazon dei libri a cui mi sto riferendo, di cui vi sto parlando, perché se avete intenzione di comprarli, se usate quel link, visto che sono affiliato, riuscite a supportare il canale, tutto il progetto Noelen, per cui mi fareste un grande grande favore. Comunque, se volete iscrivervi, condividere il video, andare sul sito, fare un giro, mi aiutate molto, e iniziamo subito con la carrellata letteraria. Il primo libro che vi consiglio è Cucinare un orso di Mikael Niemi, che è un autore svedese. Il titolo è già abbastanza particolare per noi, perché noi non siamo abituati a mangiare la carne di orso. In realtà in Scandinavia si usava molto nel passato e in alcuni casi ancora oggi, però è un romanzo che unisce diversi generi. C'è il romanzo di formazione, c'è il giallo perché c'è un mistero da risolvere, e il giallo agli scandinavi gli piace davvero tanto, ma c'è anche tutto un discorso sul contrasto tra fede e ragione che rende questo libro molto interessante. È quasi una sorta di trattato su fede e ragione che aggiunge anche un po' di filosofia, di ragionamento a un libro che comunque è un romanzo molto interessante. Tra l'altro, se non ne avete mai sentito parlare, Cucinare un orso di Mikael Niemi è un ottimo modo per scoprire la cultura Sami, che è un'altra cultura particolarmente presente in Scandinavia, visto che è quella che contrasta con la cultura scandinava germanica. I Sami sono un popolo di cui ho parlato in un articolo racconta nello specifico dello Jok, un popolo che per secoli è stato perseguitato e discriminato dagli scandinavi, dai norvegesi, dai danesi in particolare, ma anche dagli svedesi e dai russi, e solo oggi quelle nazioni e quelle culture hanno chiesto scusa al popolo Sami, e il popolo Sami è riuscito a esprimere tutta la sua cultura. Per cui questo libro è una piccola infarinatura, già però particolarmente bella, piena di cultura scandinava per iniziare. Il secondo libro di cui voglio parlarvi è Volvo di Erlend Loe, che è un altro autore norvegese. Di lui ho scritto una recensione perché è uno dei miei libri preferiti. È un autore eccentrico, è un autore particolarmente autoironico e critico delle società sia svedese che norvegese. Qua in realtà c'è una critica soprattutto alla società svedese, che diciamo tra Norvegia e Svezia c'è una faida ancora in corso, sono due società completamente diverse, e c'è anche una bella critica alla società danese. È molto particolare perché il protagonista è Andrea Doppler, che è già, questo in realtà sarebbe un seguito, ma in realtà si può leggere tranquillamente senza mai aver letto il primo. Andrea Doppler lascia lavoro e famiglia a Oslo per vagare a piedi nelle foreste che dividono Svezia e Norvegia, e finisce, diciamo, amico di una simpatica vecchiera di 90 anni che si fa di fumogeni e di allucinogeni, e diciamo con conversazioni davvero molto surreali. Tutto il suo stile è particolarmente ironico e molto dissacrante. Ha un rapporto col lettore molto particolare, e le conversazioni che ne escono fanno davvero riflettere. C'è questa risata amara, non dico pirandelliana, ma comunque una risata che non è che suscita il riso e basta, ma suscita un riso che fa parecchio riflettere. Il terzo libro che vi consiglio è Gli uccelli di Tarjei Vesaas. È un altro autore norvegese, questa volta più serio. Il protagonista è un emarginato sociale perché viene visto un pochino come lo scemo, il pazzo del villaggio. Il romanzo è tutto ambientato in un piccolo paesino ed è indice invece per capire il rapporto con la natura, perché diciamo che l'autore Tarjei Vesaas è noto per privilegiare sempre dei personaggi outsider o comunque emarginati sociali, nei quali vede in realtà il buono. Sono personaggi buoni e la cui stranezza, quello che gli altri considerano stranezza, è la loro capacità invece di poter vedere oltre le cose, di poter avere un rapporto più in sintonia con l'ambiente che li circonda, con la natura. E per cui questo romanzo, che è ambientato in un paesino del nord della Norvegia, permette di scoprire proprio la Norvegia più vera, quelle tradizioni, quella che oggi è un po' contrastata. Oggi la Norvegia viene venduta, viene vista come paese ipermoderno grazie a Oslo, ma c'è una Norvegia tutta da scoprire.
inserire nelle tradizioni, nei paesini piccoli. Tra l'altro è un libro che permette anche di capire tutto l'amore dei norvegesi, degli scandinavi in generale, verso la poesia e la lirica, perché ha uno stile di scrittura molto delicato, molto poetico anche, e è una sorta di fiaba molto malinconica, però quasi rilassante, non so come definirla. Quindi questo libro per gli amanti della poesia può essere un qualcosa di particolare, di nuovo anche da scoprire. Passiamo con il quarto consiglio a un classico, si chiama Il Dottor Glass di Hjalmar Söderberg, che è un classico di inizio Novecento, meno conosciuto. Diciamo che i classici scandinavi più conosciuti sono quelli di Hans Christian Andersen, August Strindberg e Erik Ibsen. Anche lui è un autore particolarmente importante per la letteratura scandinava. In particolare Il Dottor Glass è un romanzo epistolare, è ambientato a Stoccolma e permette, ed è molto indice, di vedere come era Stoccolma prima che diventasse la metropoli cosmopolita ipermoderna e iperprogressista che è oggi. Permette di vedere un paese prima del secondo dopoguerra, quindi prima che si reinventasse completamente, e quindi fa anche capire, no? Permette anche di capire le basi e come la Svezia è diventata quella che è la Svezia oggi. Tra l'altro Söderberg in questo romanzo epistolare, proprio perché sono lettere scritte dal dottor Glass, permette di affrontare temi che erano dei tabù per l'epoca. Stiamo parlando di inizio Novecento, 1920 mi sembra. Quindi l'aborto, l'eutanasia, cose che per noi addirittura sono temi caldi adesso. Söderberg, tramite la figura del dottor Glass, li affronta in un periodo proprio difficile, molto diverso da adesso, molto più, chiaramente erano, come si dice, altri tempi. Cambiando di nuovo genere, vi consiglio Adam ed Eva di Arto Pasilina, che è forse l'autore moderno finlandese più famoso, più apprezzato di tutti i tempi. In realtà ho scelto questo perché è il mio preferito, ma tutti i suoi libri sono esilaranti. Anche di questo ho scritto una recensione, è uno dei libri che consiglio più in assoluto. Se andate a vedere sul mio sito, i pochi, ancora pochi elenchi letterari che ho fatto comprendono lui, perché a me piace molto questo libro. È un libro esilarante che racconta diverse cose. Primo, racconta la società finlandese, il modo di vivere finlandese, l'autoironia, l'autocritica finlandese. In Arto Pasilina è particolarmente critico con la società finlandese, ma tutto in chiave comica. È un libro leggerissimo, con degli eventi che ricordano quasi le avventure di Willy il Coyote, con le disavventure che ci sono dentro. Il protagonista è Adam Rimattila, che è un imprenditore sull'orlo del fallimento, aiutato dall'avvocatessa Eva, che non è la Eva della Bibbia, ma anzi è una donna alcolizzata, con problemi d'amore, con un'incapacità totale di trovarsi dei ragazzi, e questa strana coppia, diciamo, riesce ad emergere in una società in fallimento come quella della Finlandia dei primi anni 90, quando è stato scritto questo libro, che è la Finlandia della crisi, la crisi peggiore che ha avuto il paese in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica, alla quale l'economia finlandese era molto legata. Ma in questo libro si vede anche un certo progressismo, perché in questo libro si emergono temi come l'auto elettrica, l'ecologia, cose che sono diventate sull'onda di tutta l'Europa adesso, in questi anni. Invece là, negli anni 90, si iniziava già a parlare di questi temi, ma sempre, ripeto, in chiave comica. Non è un libro pesantone, un mattone che fa la morale a chi non guida l'auto elettrica, ma permette anche un po' anche questa cosa di riflettere, perché i veri nemici di questo libro sono le società petrolifere e la società per come costituita, per come è stata impostata in generale. Passiamo invece a un altro libro, questo è un bel mattone, un libro universitario, questo è scritto da un'italiana ed è Storia e cultura della Scandinavia. Questo è impegnativo, ed è l'unico libro attualmente scritto in italiano che racconta tutta, ma proprio tutta, la storia della Scandinavia, dalla preistoria ai giorni nostri. Quindi, siccome purtroppo la storia del Nord Europa viene molto messa da parte al liceo e anche all'università, permette di capire quella regione che ha avuto una storia quasi a sé stante, hanno avuto storie loro, e solo raramente si sono intrecciate con quelle del resto d'Europa. Penso al secolo d'oro, al 600 d'oro svedese, quando è nato l'impero svedese, o chiaramente alla Danimarca per la sua vicinanza all'Inghilterra e alla Germania. Però è molto utile per capire l'epoca vichinga, l'epoca pre-vichinga, l'epoca romana e pre-romana, i rapporti delle popolazioni germaniche con i romani, come dalla Scandinavia siano partiti le popolazioni germaniche che poi conosciamo tutti, come per esempio i Goti, i Longobardi, fino alla formazione delle monarchie
scandinave attuali, che sono antichissime, e alla, poi alla nascita della, delle moderne Danimarca, Svezia e Norvegia, perché sono qua, parla proprio della Scandinavia propriamente detta. Se non avete, se non capite cosa intendo con Scandinavia propriamente detta, Scandinavia allargata, per Scandinavia propriamente detta si intendono Danimarca, Svezia e Norvegia, l'allargata comprende anche Finlandia, Islanda, Isole Faroe e Groenlandia, ma su questo ho scritto un articolo che come al solito vi lascio qui sotto. Comunque è un, essendo un testo universitario, è bello impegnativo, chiaramente va letto, nel senso io l'ho letto e lo sto leggendo a periodi in base al periodo che mi interessa di più, perché comunque sono ho più di 1000 pagine, quasi 2000 in realtà, quindi insomma, cioè, non è che è una lettura che può occupare mesi, però è scritto molto bene, molto dettagliato, ricco di fonti e tra l'altro può dare dei suggerimenti di tour, di visite turistiche, no? Perché sono inserite tutte le fonti, per esempio dei musei archeologici, dei reperti archeologici, quali sono le zone della Scandinavia con più reperti preistorici o comunque dell'epoca preromana, dell'età del ferro, e può essere uno spunto per fare un viaggio un po' diverso dal solito. Passiamo adesso a Leggende Groenlandesi, che è l'ultimo volume uscito della collana delle fiabe scandinave. Io qua ho altri due libri, quelle danesi e quelle islandesi. In realtà Leggende Groenlandesi l'ho messo anche per includere la Groenlandia, ma in realtà sono tutti molto validi. Sono libri che raccolgono il folklore scandinavo, ma riadattati da autori italiani, in questo caso di Iperborea, e permette invece di conoscere il folklore, e quindi anche in questo caso a maggior ragione il rapporto del passato tra gli scandinavi e la natura. Con la Groenlandia c'è un discorso ancora a parte, perché sono leggende e la Groenlandia, diciamo, è l'isola più a nord del mondo, perennemente ghiacciata, insomma, non c'è un gran discorso da fare. Sono fiabe molto interessanti, molto carine, diverse, perché permette, è forse il primo modo, leggere le fiabe dei diversi paesi per capire le diversità tra i paesi scandinavi. Quindi, senza dilungarmi troppo, ve le consiglio. Anche lì si legge una fiaba a sera, una fiaba ogni tanto, non sono correlate, quindi sono molto carine. E concludo con un altro bel volume, anche questo di Iperborea. Questo è Massimo Ciaravolo, o Ciaravolo, non so come si pronunci. Sono altre 1000 pagine. Questo, se quello di prima della Isoardi includeva tutta la storia, questo invece è la storia delle letterature scandinave, altro tema poco conosciuto, motivo per cui nasce questo video. Io ho fatto questo video e questo articolo per iniziarvi alla letteratura nordica, nord europea, molto poco conosciuta in Italia. Ecco, quello parla della letteratura classica, non solo arriva oggi, non solo Strindberg e Ibsen, ma proprio tutto. Anche in questo caso è un testo universitario, ma vi consiglio di leggerlo, non proprio tutto subito, ma magari di andare a di seguire quello che vi dice il libro. Non so, ci sono autori trattati, poi quelli che vi interessano di più andate in biblioteca, ordinate, prendete il prestito del libro, lo trovate, in alcuni casi può essere facile anche trovarlo in ebook, non sempre, dipende poi dal periodo e dall'autore, e quindi può essere anche lì un'idea di viaggiare stando a casa, visto che se siete lombardi come me e iniziate nell'altra zona rossa, può essere un modo per viaggiare in questo periodo in cui non si può farlo fisicamente. Spero che questo video vi sia interessato, che questi consigli letterari vi possano interessare, vi siano da spunto. Se conoscete altri libri scandinavi o nord europei che avete letto, mi farebbe piacere se me li elencate qui sotto, così possiamo aprire un dibattito letterario, possiamo dare vita a un caffè letterario su YouTube, come se non ce ne fossero. Vi ricordo che se volete sostenermi potete comprare i libri che ho detto tramite i miei link Amazon. Vi invito anche a fare un giro sul sito, a leggere l'articolo dove le informazioni sui libri sono leggermente più dettagliate, e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!